Take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Che bello, che bello, che bello! Beh, ritmi, insomma, veramente straordinari. Lou Rawls dal 1977, disco che ci regala un sacco di emozioni nonostante l'età, è inevitabile che sia così, insomma, corse, ricorsi storici, mannaggia. Parlando di emozioni anni 70, attenzione perché anche oggi il nostro DJ Raf da New York ce ne regala un'altra, ha un altro ospite prestigioso della espressione della storia della musica dance, quindi ci colleghiamo con la Grande Mela dove c'è il nostro DJ Raf, pronto! Domenico Cagliaro, come stai? Benissimo, tu come stai lì all'altra parte dell'oceano? Sempre in formissima, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Sempre in formissima, sempre in gioioso, sempre in buonissima compagnia. Tra l'altro, senti Domenico? Sì, ti sento, Raffa, tranquillo, vai. Sì, tra l'altro, dicevo, con questo brano che hai mandato, per me è una sorta di viaggio nel tempo, che si rifà un po' ad uno dei primi DJ della storia. Avremo modo di parlarne meglio per quanto riguarda la sua carriera, anche perché qui si rifà un po' al brano che avete un po' mandato in onda, perché c'è un remix inedito, un po' raro, di Frankie Knuckles, o di Lou Rawls. Quindi, quando parliamo di Frankie Knuckles, parliamo anche di Death Mix ha delle origini a New York, per quanto riguarda Death Mix Record Pool, che era un pool di DJ che un po' comandava la musica disco degli anni 70. E tra questi DJ nuovi, giovani, e di allora rispondo ai nomi di Frankie Knuckles, di Dave Morales e così via dicendo. Ed è la persona che oggi con noi è uno dei pionieri di questo Record Pool, quindi diamo il benvenuto a quello che è uno dei primi DJ della storia, disco d'oro alla carriera, Danny Pucciarelli. You are on air on ready time in Italy. This is now, yeah, in this moment. Non avevo capito che sei in onda. Benvenuto, dai, benvenuto, welcome Danny, welcome. Oh, che bello questa cosa. Senti, posso già capire una cosa, intanto puntualizziamo. Dan Pucciarelli, il cognome mi sembra molto di origine italiana, è così? Your last name sound Italian. Sì, italiano. Aspetta, il Pucciarelli is not like that. Ok, Pucciarelli dice che è napoletano, esattamente. Napoletano, quindi pizza, Vesuvio, tarantelle, Pucciarelli, così si direbbe. Sai, mi vengono in mente una serie di cognomi, insomma, di artisti di primo piano della musica dance. Mi viene in mente, insomma, Victor Simonelli, che abbiamo già sentito, tuo grande amico, ma ormai nostro grande amico. Mi viene in mente Lenny Fontana, mi viene in mente Nicky Siano di Studio 54. Insomma, una serie infinita. Tutti di origini italiane. Allora, mi viene da chiedere a Danny, insomma, è proprio vero il classico slogan Italian do it better, cioè gli italiani lo fanno meglio, cioè qual è l'ingrediente che rende tutto ciò assolutamente straordinario? Come mai, insomma, gli italiani poi riescono anche in America a trovare questa dimensione così importante? Your last name remind him like all the Italian American people, like Victor Simonelli, Nicky Siano, Lenny Fontana, Benji Candelario, John DeMaio. So you remind the kind of slogan Italian doing better. So from your point of view, why is Italian doing better?
that's a tough question of why the Italians did good here. I mean, there were so many. I guess I love the music. We got the rhythm and the love in us. Ok, dice che riguarda, credo che nel sangue, poi questa è una domanda un po' difficile, credo che ovviamente l'amore per la musica è una cosa che si è nel sangue degli italo-americani. Ok, evidentemente buon sangue non mente, insomma, no? Tra l'altro, lui è nato e cresciuto in una casa autentica italiana a Brooklyn, quindi con la mamma sempre che supervisiona tutta la casa, sempre perfetta, che cucina. Parlando di casa italiana di Danny Pucciarelli, nello specifico salotto di casa sua di quando era piccolo, lì parte tutta la sua carriera che lo porta a essere tutto qui con noi. Parliamo dello stereo, figurati, di sua sorella. Per questo qui chiediamo a lui personalmente che effetto gli fa parlandogli dello stereo di sua sorella, magari lui ci fa questo breve percorso della sua carriera artistica. So you was born in a Brooklyn house with a mother providing everything, cooking food, the tomato sauce and all, everything that could be perfect inside the living room, everything perfect, but inside the living room there's a specific tools made your life, your career, which is the stereo of your sister. His mom is Victrola. Okay. The Victrola. I play records all the time. Yes. Okay. You know, growing up as a young boy. But when I first start to DJ, I take my sister's stereo and my stereo across the speakers. I play a record here, I lower the volume and raise the record over here, the volume on this. You know, two separate stereos. Everything's in the same living room. Everything's in the same, yeah. Ok, dice, sì, ricorda che aveva precisamente due stereo, quindi li attivava tutti e due con due dischi diversi, con due cassette diverse, quindi alzava i volumi, abbassava il volume di un altro, quindi lui mixava i due impianti stereo degli anni 70 nel salone di casa sua, quindi da lì è partito un po' tutto. Ho capito, senti, io rimango sempre più strabiliato, tu sai delle cose private, artistiche, non so come faccia Raf, ma sei veramente formidabile. Senti, già che allora hai tirato fuori questa storia dello stereo della sorella, no? Ci provo anch'io, insomma, un po' a stupirlo, mi viene in mente, faccio un'altra citazione, vediamo cosa viene in mente a Danny Pucciarello se io gli dico bacio Manuel. Ok, but I want to try to touch the roots too of Danny. So if I say Bacio Mangual, what you think? Bacio Mangual was the first DJ I see back in 1972. I come home on leave from the Marine Corps, I go to a club, and Bacio was the DJ. He influenced me a great deal. He was very exciting. Then I go to another club, and I meet Richie Condina, and I meet Richie Conti, mm-hmm. Also Italian guys, all playing records. These were a great influence on me. Oh, DJ. Ricorda benissimo che Bacio Mangual è stato il primo DJ che lo ha influenzato, quindi è stato il primo dove lui ha assorbito tanto, quindi ci sono tanti DJ che hanno influito molto nella sua carriera, i suoi inizi, però Bacio Mangual era il primo che da dove lui ha assorbito quello che è l'arte del DJ. Questa è un po' la risposta sintetica riguardo le sue origini come DJ. Senti, ma lui non è soltanto un DJ, lui potrebbe anche essere considerato, ovviamente azzardo un po', consentitemelo, anche un nostro collega, cioè nel senso che ha fatto la radio, l'ha fatto a livelli altissimi, insomma, no? Radio storiche di New York, ne cito un paio, WKTU, WBLS, insomma dal suo punto di vista, la magia della radio, anche insomma, nel momento in cui manda, rende magici insomma, alcuni pezzi, alcuni successi, qual è? He knows that you are our radio compatriot because you use this radio, the FM radio station as well. So like a CPU, the BLS, your point of view was the magic of the radio broadcasting back in the day that made something special that we still dancing, we still listen today. Back in the day it was WKTU. Actually before WKTU, radio station called Disco 92. Okay. And then they became WKTU after that. It was a big influence on the dance scene because at that time, they were playing the full version
of a song on the radio. 5 minutes, 6 minutes. Wow. Yeah. It was good back then. So back in the day, it was KTU was definitely the influence more than BLS at the time. You watched Bobo News for the official script. I was a reporter. Every week they call me and say, "Yo, Danny, what's your top 20?" So I tell them what my top 20 records are. Okay. Lui addirittura decideva la musica da suonare in diretta FM in New York. Dall'altro a quel periodo i brani non si suonavano in forma radio edit, quindi non erano molto brevi, si suonavano anche versioni di 4-5 minuti per intero. La radio di New York, KTU, comunque è stata la prima che ha un po' dato quello di via quando riguarda i brani che ancora tutt'oggi ascoltiamo, però anche da WBLS insieme a KTU lo chiamavano per dirgli quali erano i brani della settimana da proporre in radio, quindi anche lui ha questa sorta di potere radiofonico, quindi possiamo definirlo il nostro compatriota radiofonico. A proposito di radio, non so se ricordi, tempo fa noi abbiamo mandato in onda, grazie a Lenny Fontana, una cassetta della registrazione di una emissione esterna dentro il Friday's Garage del 1979, dove all'interno si è esibito per le prime volte Sylvester, Loletta Holloway, c'era anche Lenny Fontana, c'era anche Larry Levan. Tra l'altro, all'interno di quella registrazione abbiamo anche portato un'intervista di Danny Pucciarelli che racconta un po' la storia del Paradise del Garage, ma anche Danny nel 1979 si trovava in quella serata, in quella registrazione che noi abbiamo ascoltato. Quindi volevo un po' chiedere a lui velocemente di cosa si ricorda di quella serata che è entrata nella storia. So, the time ago, we broadcast because Lenny Fontana, a piece of Paradise Garage, is a stage recorded in 1979. For what performing live, Sylvester, Loletta Holloway, and I know you was in that night too. I remember about this atmosphere. Just a you can't make anybody feel or understand how the Paradise Garage was, or how a particular night was there when somebody like Sylvester or Loletta Holloway performed. I mean, the atmosphere was thick with enjoyment. I mean, the Paradise Garage was smelly, dirty, sticky floor, it stink, and I loved every single minute of it there. Wow. Larry Levan and that sound system was the most magnificent thing in the world at the time. The Paradise Garage was an experience. If you were never there, you'll never understand what it was like. Okay, so, non so se sei in Pepperina, giusto Domenico? Sì, sì, certo. Okay. Non è possibile descrivere in poche parole il Paradise Garage, ci doveva essere lì in quel momento perché c'è questo contrasto tra Paradise Garage, che è l'atmosfera magnifica, veramente stretta di emozioni, e anche Paradise Garage era anche sporco, era anche appiccicoso, non era pulito, quindi c'è questo contrasto tra magnifica atmosfera e poco impatto visibile. Quindi questo contrasto bisognava viverlo fino in persona per capire anche la musica su Larry Levan. Quindi questo è un ricordo così che gli affiora in mente la mia domanda così a bruciapelo. Tra l'altro, dove ti ho appena detto, durante quella recitazione del 1979, era una delle prime performance di Sylvester. Ma prima di fare la prossima domanda, volevo far ascoltare a Danny un frammento audio che ci porta a fare la domanda successiva riguardo l'artista che tuttora fa parlare tutto il pianeta. E non so se siete pronti a mandare questo audio. Certo, lo mandiamo subito, certo. Eccolo qua. Atmosfere molto dance, Raf, eh? Ok, infatti quando abbiamo mandato l'audio non so se hai visto l'espressione del volto di Danny. So, chiediamo a lui cosa ricorda, what you remember about this track, because Danny ha suonato per le prime volte la versione B della prima dischi di Sylvester, ma chiediamo a lui che ovviamente la propria data come domanda. You play this song, so tell me something about this Vinyl. I think it's pretty. Yes, yes. They bring me, you know,
the song, I listen, I say, yeah, this is pretty good, but always, as a DJ, you have to flip it over, listen to the other side. I listen to the other side, I says, oh, you make me feel mighty real. This is the hit. You go for this first. Okay. This is the one it should be. So, and the A side of it was the mighty real. Yes. Okay, questo brano, in realtà, perché lui è stato, you were the first to get this... I was actually the very first DJ in New York City to get the record, because I was at Giorgio's, and they just got copies of the record, and they brought it over. Okay, dice, gli hanno portato, lui è stato il primo DJ a cui hanno dato la copia vinile di questa produzione di Sylvester, e come ogni DJ che si rispetti, che sa fare il suo lavoro, ascolta sempre il lato B di un disco. Lui infatti ascoltò appena cogliamo a funzionare la versione B di questo vinile. La versione A era la famosissima You Make Me Feel Mighty Real, ma la versione B era questo brano qui, quindi che lui saltò subito alla sedia, perché guarda, era più calamitato la versione B, e da lì ovviamente è stato più, lui considera sempre di promozione più lato B che la versione A di questo vinile. Tra l'altro, non so se ci vedete in camera, credo che qui, which one is the, dietro è il, questo qui è un disco di Sylvester, disco duro alla cadera, consegnato proprio, non so se siete riusciti a vedere qui, Danny Pucciarelli. Quindi ascoltando questo file audio è una sorta di audio primordiale della dance music sotto firma di Danny Pucciarelli. Bene, vedevo non solo quello, ma ci sono una serie di dischi d'oro straordinari alle vostre spalle. Intanto complimenti per la giacca bianca, Raf, ti dona molto, quindi sei molto elegante. A proposito di Danny Pucciarelli, anch'io ho fatto una piccola ricerca, no, che lo riguarda, e ho trovato una locandina, pensa un po', di una serata a Brooklyn, data 8 giugno 1978, che dice Gallery Club Brooklyn... Per la prima volta, performance dal vivo di Sylvester, e poi sotto DJ della serata Dan Pucciarelli. Cosa li ricorda quella serata? Si ricorda ancora? Quali emozioni li trasmette rievocare quella locandina lì e quella serata lì? Ok, he said he wants information about you, and he saw that you a flyer, Night Gallery, 1978 Sylvester. Special live performance by the investor, special guest, DJ Danny Pucciarelli. What do you remember about this? It was a fantastic night. It was the very first time that Sylvester was performing in Brooklyn. It was Sylvester and two tons of fun. The club was packed. 1,800 people. Aside from the fantastic performance, the night was special because that was the night that Sylvester himself actually called me on stage and gave me this gold record for the support that I gave him since he first started. And that was a feeling you can't express in words. Maybe if you look in my eyes, you see. Okay, dice che questa notte del 1978 si ricorda la prima apparizione in pubblico di Sylvester, dove ha cantato dal vivo You Make Me Feel Mighty Real. Tra l'altro ricorda anche circa 800.000 persone che hanno assistito a questa prima performance di Sylvester. Lui ricorda ancora che poi durante la serata Sylvester lo chiamò sul palco e consegnò pubblicamente appunto il disco d'oro a Danny Pucciarelli per il grande supporto musicale che lo portò ad entrare nella storia della musica di tutti i tempi. Tra l'altro Raf, dopo quella serata, insomma, cominciò una carriera veramente folgorante, no, di Danny Pucciarelli. Diventò sicuramente un numero uno, il primo DJ americano a esportare l'arte proprio del missaggio in Inghilterra, insomma, nel Regno Unito, il primo della storia, quindi era veramente una prepista. Cosa gli viene in mente? Cosa ci può raccontare di quella fase lì? Non capita tutti i giorni, insomma, di poter intervistare un numero uno a questi livelli. Qual è il suo ricordo di questo momento proprio della sua carriera? After that, your career was on top. You were DJ in the UK. UK, you had a very huge welcome. What do you remember about that night in the United Kingdom? Go back to Sylvester. One thing I need to point out is at that time, I was
the only DJ and the first DJ in Brooklyn to ever get a gold record award. But you want to move on to England? In 1980, I was playing at a party at the Billboard Convention in California. This guy, Mike Wyans, rest his soul, came and asked me, he says, I own a club in England. You're the best mixing DJ I ever heard. You have to come and play for me. I said, yeah, sure. Send me $1,000 and I'll come. So 2 days later, I get a telegram, come and get your $1,000 at Western Union. I call him up. I say, okay, I'm coming. I tell Night Gallery I'm going away for a weekend. I go over to play, and it wasn't just a weekend. I had to stay 3 weeks. Wow. Yeah. Okay. Allora dice, prima di parlare di questo arrivo in Inghilterra, lui voleva chiudere l'argomento di Sylvester dicendo che è stato il primo e unico DJ di New York, di Brooklyn, a aver ricevuto il disco d'oro alla carriera per quanto riguarda Sylvester. Parlando di, stai facendo un salto un po' più avanti nel tempo, e parlando di Inghilterra, uno dei promoter, Mike, lo aveva contattato dicendo voglio che tu vieni a lavorare, a fare DJ nel mio club in Inghilterra. Lui pensava che era così una domanda da perditempo, poi dopo un paio di settimane ricevette la telefonata dicendogli che erano pronti a pagarlo, quindi così continuava ancora a non credere che era una richiesta vera, quindi diciamo che mandami $1,000, parliamo, dice, here it was. This is 1980. Allora, nel 1980 lui così sparò, mandami $1,000 e poi vengo, e si vede arrivare il bonifico di $1,000 del 1980, allora va a capire che la domanda era seria, quindi pensava di rimanersi una settimana, ma invece ci rimase 3 settimane, quindi fu una sorta di esportazione. I think he was the first DJ in New York who exported the mix in the UK, I guess. Yeah, well, there was a DJ there just before me named Greg James, but his real name is Greg Polky. He was doing mixing, but nothing like I was doing, because I was doing a lot of remixes, flipping records over, using B-side, A-side, and mixing without a headphone. Okay, so lui dice, già c'era qualcuno che mixava musica in Inghilterra, ma non accostava la ritmica come lo faceva lui. Tra l'altro, credo, ho la fortuna di aver sentito una cassetta in audio, che come sempre c'era con Vito Simonelli e tanti altri, Tommy Musto, Raffi D'Agostino, e quando lui venne dal parcheggio quella sera tornò facendomi sentire un frammento di una recitazione audio mandata in onda in Inghilterra, dove lo speaker dice adesso per la prima volta ascoltiamo due dischi mixati contemporaneamente, fammi chiedere di produrlo a lui. I remember when you was playing the tapes in your car when the speaker in the radio station said now for the first time ever we have two mix, Danny Pucciarelli. In 1982, this was my third trip to England. I did live mixing on a radio show, Manchester Radio, on a Sunday afternoon. It was the first time that they had live mixing on the radio in the UK, and the DJ says it, he believed it was the first time, and what was hard was no headphones. I had to listen on a speaker, do all the remixes and distraction. And this was all new to them still. But it was an influence. It was flattering to me. It was wonderful. And yeah, I still have that. Dice, sì, si ricorda poi un po' di media, un po' più tardi, poi si trovò in Inghilterra, fece un programma radiofonico dove lo portarono a mixare dal vivo, non aveva la cuffia, quindi si provò anche ad improvvisare usando le casse come spia, come cuffia, quindi ancora una volta si trova ad essere il primo, in questo caso il primo DJ americano ad avere newyorkese ad esportare l'arte del mix in Inghilterra. Tra l'altro, a proposito di primordialità, lui non riceveva i dischi da sia prima, ma anche lui veniva invitato in studio dai produttori discografici americani, tra l'altro non so se ricordi il Disco Mania di John Ferrara. Certo, come no. Disco Mania di John Ferrara, lui invitava i DJ più in voga di quel periodo per fare ascoltare i dischi che sarebbero stati pubblicati nei mesi a seguire,
e tra questi c'è anche Danny Pucciarelli. Prima di fare la domanda al riguardo, pregherei Gabriele di mandare questo frammento audio-video e poi gli accostiamo una domanda, vediamo cosa ci dice al riguardo. Sei pronto, Gabriele? Vai, vai, eccolo qua. Vai. Go back up to the top. Now listen right from the head. You let me know, man. If it's not cooking, if it's not making, we're not going to do it. If you don't have that feeling, then it doesn't matter. It's got to have that drive. Listen, yeah, we're getting there. Hey, we'll work it out. We'll work it out. Relax. Anche qua sonorità anni 70, Raf, eh? Sì, e tra l'altro qui ha potuto vedere il video, c'è, si vede John Ferrara che nella parte della fase di stagio finale, e dietro c'è Danny Pucciarelli, sempre in tenuta italiana, che viene stato invitato, guarda, se, non sai, non che sta vedendo il volto di Danny. But you remember about this? Oh my God, I can't believe you got this recording. This, John Ferrara came to my club where I was mixing and playing one night, and he thought the way I mixed was great. He wanted some help in a new song that he was putting out. I said, sure, I'll come to the studio. I came to the studio, and there was Doug Riddick was there, Richie Campanella from Hippopotamus. And, we're all meeting, talking, and then all of a sudden, these guys come in with cameras, and they say, okay, we're going to record this for CBS 60 Minutes. Oh, that's my hair. I can't believe you got this. Ricorda che John Ferrari di Discomania ha invitato Danny Pucciarelli per chiedere alcuni consigli sul montaggio di un brano, perché Danny è stato sempre nella parte di punta delle discoteche, delle console, quindi chi meglio di Danny potrà dare un consiglio nella fase del montaggio. Certo. E poi c'era anche CBS, il colosso televisivo americano, che adesso dovevo riprendere anche la parte di questa registrazione audio in studio, quindi lui anche per poi di essere più sistemato come già venivo, quindi ricorda la parte seria nel senso di montaggio e anche la parte divertente di questo ho capito. Senti Raf, purtroppo siamo in tremendo ritardo, dobbiamo a questo punto chiudere con l'ultimo momento, insomma, e quindi poi far ascoltare Sylvester, che è il personaggio a cui abbiamo fatto riferimento più volte durante il corso di queste interviste. Sì, ok, prima di chiudiamo questa interview, because we are almost off the time, but so before we do that, so we would like to know something quick, very quick about that mission DJ Record Pool. The name of the record pool was For the Record, founded by Judy Weinstein. Out of For the Record spawned FMX Productions, which in essence was David Morales, Frankie Knuckles. I was fortunate enough to be the director For the Record at the time and assist Judy in the creation of Death Mix Productions with David Morales and Frankie Knuckles and then Satoshi Tomy coming in. Back then, it was a phenomenal time. It was incredible to be part of the Death Mix family. To be in the studio and hear Frankie creating things, we're hearing David creating things, or Satoshi walking in with a tape saying, you know, listen to this. Death Mix Productions was the cream of the cream, and it was only the beginning. Okay, very good, very good. Okay, now after that, I'm going to say we introduced Sylvester, we say hello to everybody. Okay, in chiusura lui ci ha raccontato velocemente per quanto riguarda Death Mix, l'etichetta discografica di Dave Morales, Frankie Knuckles e Judy Weinstein. Prima era una sorta di pool per DJ e lui faceva parte, poi quando si trasformò in Death Mix, poi ha preso le altre strade, però ancora ricorda di aver avuto e di avere tuttora una grande amicizia con Dave Morales, vedendo anche lui quando produceva in studio, Frankie Knuckles, come Satoshi Tomy e anche la proprietaria Judy Weinstein. Quindi ha un buon ricordo della Death Mist, quindi questa è un'altra informazione musicale che ci dà, che ci condivide con noi, che ci porta alla chiusura di questo collegamento in diretta da New York. Prima di salutarvi, chi meglio di Danny Pucciarelli possa presentarci il brano di Sylvester e
poi ci andiamo ai subito saluti. Ok, dai. Okay. Ladies and gentlemen, one of the greatest classics of all time from back in the day, Sylvester with Two Tons of Fun, and You Make Me Feel Mighty Real. Okay. Dice, vi ha presentato Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real, e abbiamo toccato il cuore di Danny Pucciarelli oggi. Noi siamo onorati di averlo avuto. Grazie ancora per lo spazio che ci avete dato in diretta su Radio Time. And ci vediamo presto con il prossimo special guest. Ringraziamo ancora Disco Dollar La Carriera, uno dei primi DJ della storia di tutti i tempi, Grazie mille, grazie mille al DJ Raf, grazie mille al DJ Danny Pucciarelli, e noi vi ringraziamo per essere stati in diretta da New York. Fantastico momento ancora una volta in diretta internazionale, visto che abbiamo parlato, eccolo qua, lui il protagonista, Sylvester, il suo successo più grande, You Make Me Feel Mighty Real. Fantastico, fantastica atmosfera, fantastica canzone, anche questa era il 1978 con Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real, e ringraziamo ovviamente la grande DJ Raf da New York in diretta con uno dei grandi protagonisti della storia della dance, al nostro microfono, Mr. Danny Pucciarelli. Alla prossima, ciao!